mani nel purgatorio. Anzi, saliamo. Abbiamo il paradiso. Il paradiso comincia con un verso meraviglioso, una terzina rimasta nella mente di tutti. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e splende, in una parte di e vino al tuo affetto. Da notare subito il primo verbo, la gloria di colui che tutto muove. Muove, ecco di nuovo che ritorna il verso. Come ritornano queste immagini, come era quel Dante, quell'Ulisse, quello nel purgatorio, nel primo canto del purgatorio, quel nuovo Dante rinato, quella rinascita, quel salire, e poi come ritornerà in paradiso. Così ecco che ritorna qui il verbo muove, la gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende. Ebbene, vediamo, lo immaginiamo, Dio, ci quasi pare di toccarlo, di vedere questa bellezza, perché solo bellezza e verità può essere, che penetra nell'universo, gli dà forma, lo crea e lo fa risplendere. Ma attenzione a non confondere Dio con la sua creazione. Quello di Dante non è un panismo in cui Dio è la natura stessa. Quello di Dante è un mondo in cui è riflesso Dio. E noi ci vediamo Dio, ci vediamo la creazione, ma non è Dio, è qualcosa di diverso. È per questo che l'uomo è così alto, perché l'uomo ha in Dio il suo riflesso, ma non è Dio. È per questo che sia umano e sia divino, nel senso delle sue possibilità, della sua speranza, del suo sognare, del suo credere, dell'aver fede. E poi subito ci incuriosisce Dante, in una parte più e meno altrove, e noi vogliamo sapere qual è quella parte dove più risplende Dio, dove più risplende la vita, e in quella parte invece dove c'è l'oscurità. E Dante ci lascia in questo suspense. E poi andando ancora avanti in questo canto, verso la fine, in cui Dante chiede com'è possibile che lui sia trasumanato, sia andato oltre, ormai a fianco di Beatrice, che di canto in canto i suoi occhi diventano più belli. E Beatrice, in queste quattro terzine, ci descrive tutta la creazione, l'universo, come si è mosso, come si sta muovendo e come andrà a finire. E questo discorso lo completerà poi Cacciaguida, nel famoso trittico tra il quindicesimo e il diciassettesimo canto del Paradiso. E qui Beatrice dice: le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa assimiliare. Qui di nuovo, tutte le creature simili a Dio ma non uguali, le cose tutte quante hanno un ordine, e anche questo, oltre alla bellezza della poesia, pensiamo alla bellezza del significato, che tutte le cose siano collegate tra loro, che esista una forza misteriosa, fisica o di fede, che colleghi tutto, che muova tutto. Questo è il centro dell'universo per Dante, questo disio che ogni cosa muove, con cui si